I finanzieri del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, hanno proceduto al fermo di 4 persone, tra cui una donna nigeriana e un cittadino italiano, accusate di appartenere ad un'associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione. L'operazione si è svolta fra Palermo, Napoli, Dervio, in provincia di Lecco, Bergamo, concludendosi con l'individuazione e la cattura del capo dell'organizzazione, già rifugiato politico, presso l'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. L'indagine delle Fiamme Gialle, coordinate dalla DDA palermitana, ha consentito di smantellare l'organizzazione che operava tra la Nigeria, la Libia e l'Italia, costringendo giovani donne nigeriane, a fronte della promessa di opportunità lavorative nel nostro paese, ad assumersi un debito di 30.000 euro quale pagamento del viaggio verso l'Italia e per l'avviamento al lavoro. Le ragazze, di fatto avviate alla prostituzione, si trovavano in un evidente stato di vulnerabilità psicologica determinato dalla celebrazione di macabri riti voodoo a garanzia del debito contratto. Le donne venivano poi trasferite in Libia, dove erano costrette a permanere presso strutture di detenzione prima di essere imbarcate alla volta dell'Italia. Dai centri di prima accoglienza in Sicilia venivano successivamente avviate alla prostituzione, con l'obbligo di riscattare progressivamente la somma concordata per riottenere la libertà ed evitare conseguenze per loro e i propri familiari in Nigeria.